RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, sono le 9:48, oggi è il 1° di aprile, abbiamo, devo dire, un documento strano che accade, che riportiamo da questa radio, insomma da quello accade. Abbiamo cercato anche di testare la veridicità delle dichiarazioni di questo signore che pare abbiano contattato anche gli esperti, tra le altre cose. Abbiano trovato un certo riscontro. Signor Cungri, il signor Cungri, Ottavio, buongiorno signor Cungri. Ottavio, sì. Buongiorno. Che cosa è successo? Ce lo diceva poco fa in maniera concitata al telefono, ma io sono rimasto sbigottito, non riesco. Lo riporti via radio, per favore. Guarda, ancora la pelle d'oca su quello che le sto dicendo. Io ero tra Ripignano e Paterno, sì, per motivi di pane. Ero andato a prendere il pane a Paterno. Sì. E questo rumore, questo squarcio nel cielo, queste luci abbaglianti mi hanno, in questa giornata, mi hanno spaventato. Sì. Era in macchina lei? Come stava? Sì, credo di sì. No, stava... guardi, poi si è fermato tutto, il motore si è spento, l'orologio a polso non segnava più l'ora, era tutto fermo. Il telefonino fermo, funzionava? La radio si è spento. Il telefonino? No, neanche. No. Sono che cosa stati secondi in cui si è fermato tutto. Ma che cosa ha visto? Che delle luci? Successo? Una navicella? Che cosa era? Sì, una navicella, delle luci. Prima di tutto ciò un forte rumore, tipo aereo che avesse squarciato la barriera del suono. Oddio. Qualcosa del genere. Ma e questa luce, non so, era ferma? Abbagliante, in questo cielo grigio ed era... ferma? Inspiegabile. Signor Cugri? No, si muoveva con delle traiettorie irregolari, a dire la verità. E poi che cosa è caduto? Cioè, mi faccio capire. Cioè, no, cosa io ha fatto? Sento, io ho avuto estremamente paura nell'occasione che si stava proponendo. Quindi ho lasciato la macchina e mi sono nascosto. Poi ho visto che hanno prelevato cosa? Fiori, erba, animali, galline... Cioè, come? Nel senso, questo velivolo, presumiamo, perché non sappiamo cos'è, ricordiamo. Questa navicella si è abbassata, ecco, a un certo punto su questa traiettoria, si è abbassata, è come se volesse sperimentare, ha preso dei piccoli campioni sulla strada, sul terreno, sulla campagna lì adiacente. Inutile dire, non ha potuto fare delle foto proprio per questa mancanza di energia elettrica. Certo. Assolutamente. È un'esperienza... Una testimonianza? Comunque credo di... Non ce l'avrei fatta comunque, certo. Perché ho avuto paura. Immagino. Signor Cunghi, grazie. Adesso cercheremo di fare anche delle telefonate per capire anche meglio dei riscontri. Magari il centro ufologico. Grazie Cunghi, una buona giornata. Grazie per averci telefonato. Grazie della sua testimonianza. Buongiorno. Grazie.